Bentrovati amici di Mitico Channel e di Cedro Speziato. Oggi iniziamo una nuova puntata di Sul piatto della bilancia e sul piatto della bilancia metteremo un nuovo argomento. L'argomento di oggi è la lettura. In studio qui con me c'è la professoressa Lucia Campanella, che ringrazio per essere nostra ospite. Grazie a te. E con lei appunto affronteremo questa tematica anche perché la professoressa Campanella è autrice di un bellissimo libro. Quanto conta oggi per un ragazzo leggere? È ancora di moda leggere? Purtroppo leggere non è tanto di moda, però la risposta è che conta tantissimo. È indispensabile che ogni ragazzo abbia un bagaglio di letture da fare proprio, perché sembra una frase ricorrente, ma la lettura davvero rende liberi di scegliere qualsiasi cosa nella vita. A proposito del romanzo che la professoressa Campanella ha scritto, si intitola La strada madre. La strada madre ripercorre un po' quella che è la strada che è nell'immaginario di tutti, la famosissima Route 66, che collega appunto l'America dalla parte est alla parte ovest e che rappresenta anche in base al suo percorso dei sogni, no? Si parla quindi del libro anche dei sogni e quindi anche dei sogni dei giovani, naturalmente descritti attraverso i personaggi rappresentano la storia all'interno del libro, ma questo sogno americano oggi esiste ancora? Cioè, cosa ha spinto a scrivere questo progetto per parlare appunto di tutto ciò che coinvolge il mondo giovanile oggi? Io sono partita da un viaggio familiare che mi ha molto suggestionato. E in pratica sono stata ispirata da un viaggio in Campania dove pare sia stato Ernest Hemingway. E proprio da questo personaggio ho immaginato il giovane Hemingway che percorreva la sua vita e quindi ho ambientato questa storia nei luoghi dove Hemingway poi è davvero vissuto, infatti a Chicago. Però naturalmente solo un risalire in maniera molto, molto leggera. In realtà il personaggio Oliver è assolutamente indipendente, però c'è un richiamo alla vita di Hemingway che appunto si è snodata su quella strada. Quindi comunque è ambientato negli anni 30, sì. Mi sembra di capire giusto sì. Il romanzo, e si parla molto del valore dell'amicizia, quasi sopravvalutandolo rispetto anche a quello dell'amore, perché c'è un momento in cui Oliver sì. con Nick lascia, abbandona il suo territorio per cercare appunto una realizzazione in qualche modo lontano dal suo contesto, quello che l'ha visto crescere. È una sorta di disillusione anche che viene raccontata del mondo giovanile di quell'epoca, però in qualche modo possiamo creare anche una sorta di parallelismo con i giovani di oggi e con i loro ideali. Spesso non si sentono rappresentati dalla società, quindi la società non si riesce a fare ancora giusta interprete anche dei bisogni dei più giovani. Sì, assolutamente. Nick è un personaggio ribelle che lascia la sua terra, lascia un lavoro comodo, anche già stabilito dalla sua famiglia, e si reca volontario in Spagna per combattere accanto ai repubblicani. E questa cosa destabilizza anche Oliver. Lo spinge a seguirlo sia per strapparlo a quella cruda realtà, ma anche a vedere di che si tratta. E ripeto, è comunque un parallelismo sempre con la storia di Hemingway, che è stato cronista di guerra, e quindi ritorna anche qui questo aspetto biografico, anche se Oliver poi è un personaggio a sé. Assolutamente. Si parla anche di abbandono sentimentale in qualche modo, perché Oliver protagonista mi sembra che poi con una motivazione piuttosto valida abbandona quel sentimento verso Florence, credo sia la protagonista femminile, giusto? Florence è la fidanzata di Nick, sì. Ah, okay. Sì. E Oliver invece abbandona Evelyn perché Evelyn. Sì, che poi è la sua musa ispiratrice, è colei che gli fa ritrovare l'ispirazione. Sì, come hai detto tu, l'importanza dell'amicizia è davvero prevale è su davvero, tutto. Alle volte sì, sembra prevalere su quella sull'amore, però fortunatamente poi c'è un epilogo lieto, adesso non voglio rivelare, però comunque Nick riesce a ogni a sentimento tornare. Ritrova il suo posto. Assolutamente, sì, tutto torna a posto come un puzzle.
per fortuna. Quindi è un libro che sa descrivere dei momenti anche storici che in qualche modo ricordano la storia di Hemingway, quindi è stata proprio un'ispirazione, sì, per la scrittura di questo romanzo attraverso i luoghi, sì, i percorsi e vissuti, ma è anche una sorta di buon auspicio per i giovani, potremmo definirlo così, ritrovare anche ogni sentimento a suo posto, quindi ritrovarsi, perdersi, per ritrovarsi e per riconquistare un proprio posto nel mondo, con tutto ciò che poi occorre per trovare serenità, giusto? Sì, potrebbe essere una bella interpretazione al romanzo. Sì, sì, a me piace, quando ecco, ho pensato a questo libro mi piaceva l'idea che fosse un romanzo storico, però adesso mi rendo conto che probabilmente potrebbe essere anche un romanzo di formazione, perché c'è questo personaggio che comunque ha un percorso di crescita interiore e quindi i sogni alla fine riesce a realizzarli, perché riesce addirittura ad avere una cattedra di letteratura, riesce a scrivere, quindi esce fuori dall'ambito puramente giornalistico e diventa uno scrittore. Sì. Quindi riesce a realizzare i suoi sogni diciamo percorrendo delle strade che apparentemente potevano essere viste come di rottura. Quindi in pratica la speranza che la strada madre ha sempre dato e instillato in ogni americano, in ogni persona, che poi è anche i migranti dal Texas piuttosto che da altri stati, ambivano, in qualche modo si ritrova a rimarcare questa speranza tipica della gioventù e che non va mai persa, quindi questo è un grosso insegnamento che traspare dal libro, quindi ritornare a sognare senza perdere comunque la speranza che mantiene anche quella tensione per farci poi realizzare i nostri sogni più cari, ecco questo. Sì, sì, un messaggio assolutamente positivo, perché amo il lieto fine in tutti i testi, e quindi i ragazzi spero che ecco, trovino un'ispirazione anche per continuare a sognare, per non demordere e comunque per seguire degli obiettivi, anche se in effetti, come hai detto giustamente tu, le strade percorse sono davvero pericolose, non sono solo le strade fisiche, ma sono proprio strade che con venti di guerra che si agitano all'orizzonte, davvero davvero pericolosi, che poi purtroppo si sono realizzati, si sono concretizzati. Ricordiamo questo libro, dove è possibile trovarlo, in quale ricordiamo innanzitutto La strada madre, Lucia, sì, Campanella, opera prima della professoressa appunto Campanella, e appartiene alla collana Le Fenici, grande narrativa, delle edizioni Montag. Sì. Quindi dove è possibile reperire questo libro? Si può ordinare in libreria e poi su qualsiasi sito online disponibile. Bene, allora con l'augurio che il libro sia veramente di auspicio, di buon auspicio per tutti coloro che continuano a credere nei propri sogni e che non perdono mai appunto la speranza, vi do appuntamento, ringrazio la professoressa di essere stata nostra ospite, vi do appuntamento alla prossima puntata di Sul piatto della bilancia. Grazie.